Allora, la registrazione è attivata, possiamo iniziare la lezione, nel frattempo stanno arrivando altre persone. Dunque, abbiamo detto che oggi utilizzeremo un software esterno per costruire delle istruzioni da applicare agli oggetti virtuali qui in Edmondo. Ne abbiamo un po' accennato la settimana scorsa, anzi, più che accennarne, abbiamo iniziato a vedere che cos'è lo scripting, cioè il codice, un linguaggio di programmazione, dei pezzetti di codice che inseriti, tecnicamente parlando, dentro un oggetto virtuale, lo istruiscono su come comportarsi. A quel punto l'oggetto virtuale non ha solo una forma, ma ha anche un comportamento. Se chi era alla lezione della settimana scorsa sa di cosa sto parlando, vi ricordate, l'oggetto parlava in chat e parlava grazie attraverso questo script, o meglio questo file di script che sta nella tab contenuto, no? Vi ricordate? Stiamo facendo un breve ripasso. Ora, abbiamo detto anche che non è necessario e probabilmente non vi interessa proprio imparare a programmare, tranne a qualcuno forse che magari per la disciplina insegnata potrebbe essere interessato a programmare degli oggetti virtuali. Per la maggior parte di voi, invece, quello che conta è che quel meccanismo degli script non è necessario, non prevede per forza che qualcuno conosca il linguaggio di programmazione, perché utilizzeremo oggi un programma esterno che forse molti di voi conoscono, almeno per sentito dire, che è Scratch. In una versione particolare che si chiama Scratch for SL, scusate, l'ho scritto male, che vorrebbe dire Scratch for Second Life. Second Life è un altro mondo virtuale molto simile a questo, e quello che funziona su Second Life funziona anche in Edmondo. Cosa facciamo con Scratch? Con Scratch costruiremo le istruzioni in una maniera semplice, e non solo semplice, ma didatticamente efficace per dei bambini e non solo bambini, e li applicheremo queste istruzioni agli oggetti virtuali. Non lo facciamo qui dove siamo adesso, ci spostiamo a piedi però questa volta, andiamo in un posto molto vicino che è la sandbox, cioè uno spazio abbastanza grande e soprattutto con i permessi per voi di costruire e di poter provare degli oggetti senza essere tutti uno accanto all'altro, che a volte, come sapete, può essere un po' confusa come situazione. Allo schermo alle mie spalle si vedono i due programmi che useremo oggi. Sul lato sinistro, lo vedete, c'è Edmondo, che occupa all'incirca il 60% in orizzontale dello spazio del vostro schermo. Il restante spazio sulla destra è occupato dall'altro programma che useremo oggi, che è Scratch for SL. E abbiamo detto, ma magari qualcuno però è arrivato dopo, che bisogna scaricarlo questo programma, se non lo avete già fatto la settimana scorsa. Per scaricarlo si va a questo link, voi potete copiarlo, vi ricordo come si fa, no? Premete il pulsante chat locale che sta alla sinistra della casella dove inserite il testo della chat. Si apre la finestra della chat e lì potete selezionare il link che ho appena inserito, copiarlo e incollarlo su un browser per andare alla pagina che in fondo alla pagina contiene i link per scaricare questo programma. È un programma leggero, semplice, non c'è neanche l'installazione, no? Semplicemente si scarica il programma che è quello che ha l'estensione .exe per il PC. E si lancia il programma. A quel punto si fa in modo che i due programmi occupino una porzione di spazio ciascuno, così come vedete nello schermo alle mie spalle. Ok? Allora, per poter continuare la lezione è importante che il vostro schermo, dopo aver scaricato Scratch for SL, si presenti così come vedete nello schermo alle mie spalle. Quindi i due programmi aperti uno accanto all'altro. Se qualcuno ha difficoltà in questa operazione, mi raccomando, me lo faccia sapere perché
Aspetto che tutti siate pronti per poterci spostare e iniziare a lavorare con questi due programmi. Allora, se mi seguite, adesso ci spostiamo in una regione, in un terreno qui vicino. Ecco, se vi seguite, attraversiamo il ponte e subito dopo il ponte sulla sinistra c'è lo spazio che useremo oggi. Ok, allora, piano piano stanno arrivando anche gli altri. Ok, stanno arrivando anche gli ultimi. Allora, questa regione, questo terreno in cui siamo adesso è abbastanza largo per poter fare delle cose. Oggi faremo delle cose come spesso in questo corso. Allora, dunque, io vi chiederei di sparpagliarvi, cioè di fare in modo che tra voi e chi vi sta accanto ci siano almeno 2 o 3 metri, ok? Perché vi servirà spazio intorno oggi per poter lavorare. Bastano 2 o 3 metri, l'importante è che se avete qualcuno immediatamente vicino a voi, spostatevi di quel tanto che basta per distanziarvi un pochino, per avere un po' di spazio di lavoro intorno a voi. Allora, io direi che adesso, se abbiamo le due applicazioni, Edmondo e Scratch, entrambe aperte e affiancate, così come si vede nello schermo che c'è anche qui, possiamo iniziare a lavorare con Scratch. Allora, dovreste avere la schermata di Scratch che dal lato sinistro ha una serie di blocchetti celesti con delle scritte dentro, così come si vede nello schermo. Questa dovrebbe essere, diciamo così, la condizione di partenza di Scratch. Però volevo anche chiedervi, qualcuno di voi sa già usare Scratch? Quanti di voi hanno già usato Scratch almeno una volta? No, solo sì, eh. Chi, no, dite, chi di voi lo ha? Solo chi lo ha usato. Ok, qualcuno sì. Bene, allora vale la pena spendere comunque un paio di parole su cos'è Scratch e a cosa serve. Scratch è un'applicazione, ma è anche un linguaggio di programmazione. È forse il linguaggio più usato, di programmazione più usato nella scuola italiana soprattutto. Cioè con Scratch si programma, si creano degli algoritmi, cioè delle sequenze logiche che vanno a costruire appunto un'istruzione per una macchina, dove per macchina si intende anche un oggetto virtuale. Perché è così diffuso nella scuola? Chi già lo usa lo sa, chi non l'ha mai usato lo scoprirà oggi, perché Scratch è un linguaggio di programmazione a portata di bambini. Dai 7 ai 12 anni ho visto bambini usare Scratch per programmare. E perché è così semplice? Perché è un linguaggio visuale a blocchi, cioè non è un linguaggio di programmazione in cui si scrive del testo, non è un linguaggio di programmazione testuale, è un linguaggio di programmazione visuale. Funziona per certi versi molto similmente a Lego. Anche qui ci sono dei blocchetti che possono essere considerati i mattoncini con i quali si costruisce una logica di programmazione. E i mattoncini sono di vari tipi. Questi celesti, questi mattoncini che voi vedete a schermo, ma dovreste anche avere a questo punto sul vostro schermo, sono mattoncini di movimento. Cioè questi mattoncini servono a far muovere in qualche modo l'oggetto che viene istruito da questi mattoncini. Però, se c'eravate la settimana scorsa, sapete anche che esistono anche gli eventi, no? Vi ricordate? Cioè, quando un mattoncino si deve muovere. Aspetta un attimo, vi mando il link. Questo link io vi consiglio di salvarvelo dai miei preferiti, perché
Perché tanto è sempre lo stesso, ok? Non è che cambia di lezione in lezione. Se voi ve lo salvate da qualche parte, nel momento in cui vi accorgete di non sentire, avete il link pronto per poter comunque sentire. Allora, se voi nella parte alta, a sinistra, di Scratch, vedete che ci sono quei pulsanti, ognuno con un bordino colorato, di un colore diverso. In questo momento il pulsante attivo è Motion ed è quello che mostra nella parte sottostante tutti i mattoncini celesti. Provate a premere Ctrl, che è il pulsante accanto, quello con il bordino giallo. Dovrebbe succedere questa cosa qua, e cioè che vi si mostra più in basso una serie di mattoncini gialli. Vi risulta? Premendo il pulsante Ctrl in Scratch, vi appaiono i mattoncini gialli. I mattoncini gialli sono mattoncini, la parola lo dice, di controllo, cioè controllano quello che succede. Non sono mattoncini come quelli celesti che indicano un'azione, ma indicano un controllo su un'azione. Ad esempio, lo vedete il primo mattoncino giallo? È quello in cima alla lista che si chiama, o meglio, che dentro ha scritto When I'm touched, quando vengo toccato. Ora, questo dovrebbe richiamarvi alla mente qualcosa, perché anche la settimana scorsa, vi ricordate, c'era un evento che era appunto l'evento che si verifica quando l'oggetto viene toccato. Bene, allora io vi chiederei adesso di trascinare quel mattoncino nello spazio vuoto che c'è subito alla destra dello spazio in cui sono elencati i mattoncini. Ecco, io vi do una schermata che è questa, in cui si vede che vi è stato trascinato il mattoncino giallo When I'm Touched. Dopodiché si torna ai mattoncini celesti, si prende il mattoncino, il primo della lista, quello che si chiama Move 1 Meters, lo si trascina anche lui nella parte destra dello schermo e, fateci caso, lo si incastra sotto il mattoncino giallo. Abbiamo un mattoncino giallo e un mattoncino celeste incastrati tra di loro. E dovrebbe essere questa volta molto più semplice della settimana scorsa capire che cosa fanno questi mattoncini quando sono combinati insieme. Il primo si preoccupa di dire quando un'azione deve avvenire. Il secondo, quello sotto, si preoccupa di dire quale azione deve avvenire. Quindi questi due mattoncini insieme, questi due blocchi logici, vanno a formare un semplicissimo algoritmo. Questo algoritmo istruisce un oggetto virtuale in questo caso perché lo fa muovere di 1 metro ogni volta che qualcuno lo tocca. A questo punto io direi che è il caso di provare. Quindi create un prim. Vi dico subito che per creare il prim non è come abbiamo fatto altre volte in passato. Per creare un prim si preme Ctrl 4 sulla tastiera. E poi con il cursore che diventa una bacchetta magica si clicca a sinistra da qualche parte sul pavimento. Questo è diverso da come abbiamo fatto in passato, vi ricordate? Si cliccava destro in terra, poi crea e poi clicca a sinistra. Il problema è che noi non siamo in terra oggi, sotto di noi non c'è il terreno, c'è un pavimento e quindi cliccare destro in terra non è possibile. Un altro modo per creare un prim è a usare Ctrl 4, che fa apparire la bacchetta magica che a quel punto vi permette di cliccare dovunque vogliate per far apparire il primo. A questo punto siamo in una situazione in cui ci siamo trovati tante volte ormai in questo corso. Viviana, attenzione, c'è il microfono aperto. E cioè, noi dovremmo aver davanti un cubo, il nostro primo, che ha i contorni gialli, le frecce colorate che lo intersecano e la finestra di edit in sovrimpressione.
che ormai dovremmo conoscere. È quella finestra piena di controlli con le tab al centro, a metà altezza. E come la settimana scorsa, vi chiedo di andare alla tab contenuto, che è l'ultima di sinistra. Vi ricordate, l'abbiamo usata quasi per tutto il tempo della lezione la settimana scorsa. Lì, nella tab contenuto, c'è il pulsante nuovo script che, vi ricordate, serve per creare un file di script che infatti appare subito sotto nella... e vedo che lo state premendo dalle scritte verdi in chat. Quindi si tratta di premere il pulsante nuovo script che creerà un file che si chiama new script e a quel punto, come la volta scorsa, cliccate doppio su questo file new script per far apparire la finestra di script, cioè quella finestra in sovrimpressione che contiene al suo interno il linguaggio di programmazione che istruisce l'oggetto. Noi questo codice, questo script, cioè pezzetto di codice, lo abbiamo analizzato bene la settimana scorsa. Questa volta però, una volta che avete aperto il file di script, vi chiedo di cancellare lo script che ci sta dentro. Cancellate, fate in modo che la finestra di script sia completamente bianca. Quindi selezionate lo script presente e cancellatelo, come si farebbe con un word processor, come su Word, eccetera, eccetera. Fate in modo che sia bianca. A questo punto torniamo su Scratch. Noi su Scratch a questo punto abbiamo un piccolo algoritmo che è quello che vedete sullo schermo alle mie spalle, composto da due blocchetti, quello giallo, When I'm Touched, quello celeste incastrato sotto che è Move 1 Meters. Ecco, una volta che avete questo, se guardate, se alzate lo sguardo di qualche centimetro in Scratch, troverete un pulsante piuttosto grosso che si chiama Copy Linden Script. Che cosa succede? Che quel pulsante copia non quei due blocchetti, ovviamente, ma il codice corrispondente, il linguaggio, lo script corrispondente all'azione di quei due blocchetti, che noi a quel punto possiamo incollare dentro la nostra finestra di script. È quello che vi chiedo di fare. Tornate a questo punto in Edmondo e con Ctrl V incollate. Dovreste vedere che appare uno script piuttosto lungo, di 400 e passa righe, che è lo script necessario ad istruire il nostro oggetto, perché lui faccia quello che noi abbiamo indicato in Scratch. Dopodiché premete dentro la finestra di script il pulsante salva e come ultima operazione chiudete con la X in alto a destra la finestra di edit. Quindi uscite dalla modalità di edit del vostro oggetto. A questo punto, se vedete, ecco, ve lo coloro, questo è il mio oggetto, adesso lo ingrandisco un po' e lo coloro di verde in modo che voi sappiate qual è il mio oggetto. Eccolo qua, lo vedete davanti allo schermo. Questo oggetto, se voi ci cliccate sopra, tutte le volte che ci cliccate sopra, anzi, a dire il vero non sta succedendo questo, vediamo di capire perché, forse ho copiato male. Però sto vedendo un po' di oggetti che se ne vanno a spasso, quindi probabilmente avete fatto meglio di me. Eccolo qua. Non so perché il mio oggetto non ne vuole sapere di muoversi, però vedo un po' di oggetti che invece si muovono. Vedo, ecco, quello di, ad esempio, di Pasqualina, anche quello di, ecco, c'è un Elisa, lo sta muovendo.
Sì, Anna Maria, ho l'impressione che ci sia qualcosa che... Non lo so perché è finito dietro Antonietta. Allora, Viviana, se c'è un errore di sintassi, significa che probabilmente tu non hai cancellato completamente quello che c'era prima nella finestra di scritto. Quindi ti conviene cancellare tutto oppure ricominciare da capo con un nuovo prim, ma è importantissimo stare attenti che tutto quello che c'era prima nello script, nella finestra, deve essere cancellato. Allora, vedo che a qualcuno funziona, purtroppo oggi a me non so perché non funziona. Provo a vedere se posso farci qualcosa. Può darsi che c'entri il fatto che io oggi sono collegato con una connessione mobile che non è proprio il massimo della vita. Probabilmente se esco e rientro la cosa migliora, anzi vi consiglio di farlo. Se a qualcuno, dopo aver eseguito tutte le operazioni, non funziona lo script, cioè il vostro oggetto non si muove di un metro tutte le volte che voi o qualcun altro ci clicca sopra, allora forse uscendo da Edmondo e rientrando... Allora Viviana, dunque, error, strano che te lo dica, perché noi non scriviamo codice, lo copiamo, e quindi dovrebbe essere sicuramente fatto bene. Quindi è strano che poi nel momento in cui tu vai a salvare ti dia errore di sintassi, è molto molto strano. Teresita, non so come tu faccia a dire che è lo stesso script, si tratta di uno script di 400 righe, quindi non è semplice capire se è lo stesso script oppure se è diverso. Allora, Teresita, tu non è che cambi script, tu magari modifichi in Scratch i mattoncini. E lo script viene generato però in automatico, non è che uno cambia lo script, è perché in Scratch non è che si chiamano script, si chiamano semplicemente programmi. Ecco, questo che voi vedete nella schermata e che avete fatto in Scratch è un programma molto molto semplice, ma sempre un programma. Un programma che fa in modo che quando si clicca su un oggetto, questo si muova di un metro. Allora, dunque, Anna Maria, bisogna cliccarci, però, come dicevo prima, devi uscire dalla modalità di edit, cioè devi chiudere la finestra di edit. Finché tu hai l'oggetto selezionato, tu non puoi cliccarci sopra, perché il clic sull'oggetto ha effetti diversi. Quindi tu dovresti uscire dalla modalità di edit, dove tu sei invece ancora, perché lo vedo perché dal tuo braccio esce un raggio luminoso bianco, e qui, ecco, adesso non esce più, e quindi probabilmente se tu hai cliccato, se tu clicchi sull'oggetto, probabilmente questo si muove. A dire il vero non si muove, e mi viene in mente che oggi, per qualche motivo, alcuni di noi abbiano difficoltà a implementare questa cosa. Esatto, sì, siamo in diversi a non muoversi. Io farei una cosa. Io provo a uscire e rientrare. Chi non riesce a far muovere l'oggetto nonostante pensi di aver fatto tutto bene, usciamo e rientriamo. Forse si risolve. Rientro tra un secondo. Eccomi, ci sono di nuovo e vediamo se adesso funziona. Provo a creare un
Creo di nuovo un prim. Creo uno script dentro il prim e dentro ci vado a incollare lo script che proviene e che comunque non riesco a muovere. Sì, sto avendo dei problemi. Pur essendo uscito e rientrato, il mio script continua a non muoversi. Probabilmente allora non è un problema nostro, ma è un problema della regione in sé che andrebbe riavviata, anche se molti di voi riescono tranquillamente a farlo muovere. Ad esempio Elisa, ad esempio altri che vedo che, ecco, stanno andando a spasso, Pasqualina, anche Maria Rita. Vedo che anche quello di Maria Teresa Priolo funziona, per cui ecco, di Pasqualina, sì, di prima che se ne vanno a spasso ne vedo diversi. Ora, a me dispiace per quelli che non riescono a far muovere l'oggetto, tra cui ci sono io. Probabilmente è una cosa momentanea, perché a me funziona sempre. Se oggi non funziona, cercheremo di capire perché. L'importante è che voi abbiate capito un po' il meccanismo, anche se poi non potete vedere l'effetto di questo meccanismo, però lo potete fare per il momento cliccando sui prim di qualcun altro. Ci sono dei prim qui in questo momento, alcuni li vediamo che stanno proprio si stanno muovendo, evidentemente si muovono di 1 metro ogni volta che qualcuno li sta toccando, che è esattamente l'istruzione che noi abbiamo costruito in Scratch. Sono allontanato, ma scusa. Allora, a questo punto, se perlomeno è chiaro il concetto, il meccanismo, lo ripeto, il meccanismo, noi stiamo usando due programmi che fanno due cose diverse e complementari. Da una parte abbiamo Scratch, che è il programmino a portata di bambini, per questo che viene molto usato nella scuola per fare coding, che è una parola abbastanza calda in questo momento nella scuola, come sapete. Ecco, da una parte Scratch serve a costruire un algoritmo, cioè delle istruzioni che poi istruiscono appunto in questo caso un oggetto virtuale a fare qualcosa. Dall'altra abbiamo Edmondo che è in grado di ricevere queste istruzioni perché possiamo incollarle dentro lo script che sta nel nostro oggetto. E quindi l'oggetto alla fine si ritrova a comportarsi secondo le istruzioni che abbiamo costruito, che abbiamo implementato in Scratch. Quindi ecco un modo per evitare di dover imparare un linguaggio di programmazione come quello che viene usato nel mondo, che è roba un po' da esperti, mentre Scratch è abbastanza semplice da fare. È da usare. E infatti io a questo punto, Giuliana, mi dispiace, anche a me non riesce. E oggi vedo che siamo in tre o quattro che non riusciamo a far muovere il nostro oggetto, nonostante abbiamo fatto tutto bene, perché io ho ripetuto la procedura 2 o 3 volte, e oltretutto è una procedura che conosco molto bene, quindi non credo di aver commesso errori. Evidentemente qualcosa non funziona. Sì, Pasqualina, vedo che la maggior parte di voi riesce a farlo funzionare, quindi il problema non è generale, è di qualcuno. Allora, io a questo punto vi darei un compito da fare da adesso fino alla fine della lezione. Anche meno, perché in 5 minuti si fa. Fate conto che sia un compito che voi potreste dare ai vostri studenti, soprattutto a quelli un po' più piccoli, diciamoci la verità, perché è un compito abbastanza semplice. Il compito è il seguente. Fate in modo che il vostro prim compia un percorso che corrisponde al perimetro di un quadrato di 2 metri di lato. Quindi, quando voi cliccate sul vostro oggetto, l'oggetto dovrebbe muoversi e percorrere il perimetro di un quadrato di 2 metri di lato, lo ripeto. Ok? Tanto per intendersi, no, tanto per intendersi, ma bisognerebbe che mi funzionasse, perché
mostrarvelo. Ci provo, non si sa mai. Allora, provo a costruire l'algoritmo che serve a fare questo e poi provo a vedere se riesco a applicarlo all'interno di Edmondo. Abbiate pazienza un attimo, sto facendo l'algoritmo, lo sto applicando a un mio oggetto, 2 metri di lato, Teresita. Eccolo lì, chissà perché questa volta mi funziona. Allora, se voi vedete questo blocco che io adesso coloro di rosso, viola, eccolo là, provate a cliccarci sopra e vi accorgerete che questo blocco compie appunto quello che potrebbe essere il perimetro di un quadrato e torna esattamente al punto di partenza. Come si fa in Scratch a far questo? Allora io vi do un suggerimento, anche se qualcuno potrebbe già, secondo me, pensare di poterlo fare utilizzando quel blocco giallo che abbiamo visto prima e poi una serie di blocchi celesti incastrati insieme. Perché tra i blocchi celesti di Scratch avrete visto che oltre a quello che serve a far muovere l'oggetto, ce n'è un altro che serve a farlo ruotare, che è subito sotto. Quindi, ecco, io vi sto dando degli indizi. Ve ne do un altro. Date un'occhiata a questa schermata. Ho introdotto un terzo blocchetto giallo anche lui. Qui si vede un algoritmo che ha il blocchetto repeat, che ha una forma particolare perché gli altri blocchetti gli si incastrano non sotto ma dentro. È come se si stesse dicendo tutto quello che sta qui dentro, dentro al repeat, ripetilo per le volte che io indico. Vedete, c'è un 10, ma io potrei cambiare quel 10 e scriverci 2, 3, 4. Oppure potrei cambiare move 1 meter, se lo vedete, potrebbe diventare un move 2 meters. Muoviti di 2 metri. Allora, ecco, io vi sto dando ulteriori indizi. Non è questo l'algoritmo che vi serve, quello che state vedendo sullo schermo, ma è un algoritmo che gli si avvicina molto, che vi dà un indizio di quello che potrebbe essere la strada giusta per fare in modo che il vostro oggetto compia questo perimetro di 2 metri di lato. Allora, io vi ho dato il compito. Vorrei vedere tra qualche minuto un po' di oggetti che cominciano a fare il quadrato. Un attimo solo, scusate. Gira vuol dire torni in inglese. Sì, Gira. allora, qualche oggetto che se ne sta andando a giro e torna dov'era, sto cominciando a vederlo. Ne vedo qualcuno che ruota, però ruota di pochi gradi per volta. Però la strada è quella, cioè state capendo come funziona il giochino. Vedo un po' di oggetti che... Esatto, vedo una sfera gialla, ad esempio, che è quella di Teresita, che sta facendo il compito giusto. Vedo anche un cono, che è quello di Antonietta, esattamente. Ora, capite bene che per dei bambini, questi sono dei compiti, no? Fate in modo che quell'oggetto, faccia delle cose per cui serve la matematica per farle, perché qui si comincia a ragionare di circonferenze, perimetri. Esatto, Giovanni, però tu hai svelato il compito così, eh?
Dovevi farlo senza dirlo, se non gli altri ti copiano. Sto scherzando, ovviamente. Ok, non va, eh. Può darsi che... Ma non fa assolutamente niente? Niente. Ho l'impressione che stia succedendo come succedeva prima a me. Prima ti funzionava, Giovanni, sì, il primo algoritmo l'hai fatto, vero? Allora, guarda, io ti posso consigliare quello che ho fatto io. Il primo a me non andava. Poi ne ho fatto un altro, no? Non è servito uscire da Edmondo. È servito modificare lo script in Scratch. Forse è meglio se tu esci da Scratch e poi rientri. Facendo un altro prim, chiudi Scratch, lo riapri, ricostruisci velocemente, tanto ci vogliono 10 secondi per ricostruire l'algoritmo, dopodiché lo copi con copy l'indent script, lo applichi e forse, se succede come a me, a quel punto invece ti funziona. Allora, io di quadrati che fanno il giro di cubi che fanno il giro. Ad esempio vedo Maria Rita, anche il cubo verde di Maria Rita, ne sto vedendo. Spero che sia chiaro anche per gli altri, anche per chi in questo momento sta avendo difficoltà ad applicarlo. Do lo stesso consiglio che ho dato a Giovanni. Ecco, io chi di voi insegna alcune materie, secondo me si sta già facendo un'idea di quello che potrebbe essere un utilizzo di Scratch, non necessariamente insieme a Edmondo, perché Scratch è un programma che può essere usato per conto suo. E magari, ecco, chi è interessato, adesso che ha visto un pochino come funziona, magari si scarica la versione originale di Scratch, esattamente Lisa, mancano alcuni comandi. Esistono delle versioni di Scratch più normali, che non hanno questa possibilità di interfacciarsi con Edmondo, ma più complete, una online, una da scaricare. Allora, dunque, Antonietta, se vuoi introdurre un nuovo elemento sull'oggetto, devi sostituire l'attuale script con il nuovo script. Sì, c'è modo anche di usare, di far cambiare colore agli oggetti, si possono fare. Allora, qual è per Edmondo? No, una versione più completa per Edmondo non c'è e vi assicuro che già con questa di cose se ne riescono a fare. Poi, se uno vuole usare Scratch per conto suo senza Edmondo, esistono versioni più complete di questa e farete presto a trovarle. Allora, questa lezione era l'ottava e si chiude la seconda fase del corso. Se ne apre la settimana prossima una terza di fasi e nella terza fase, la prossima settimana, vi consegnerò a ognuno di voi un pezzo di terra, un appezzamento di terreno, dove voi inizierete dalla prossima settimana a realizzare il vostro elaborato finale di fine corso. Quindi dopo questa settimana ci vedremo ancora due volte, ancora per due lezioni, dopodiché avrete un bel po' di tempo fino alla fine di gennaio per realizzare il vostro elaborato finale. Perché tutto questo tempo? Non perché l'elaborato finale sia un lavoro enorme, ma perché questo tempo per voi non deve servire solo a realizzare l'elaborato finale, ma per chi ha voglia di cominciare a sperimentare qualcosa. Altrimenti si potrebbe fare anche molto prima, però diciamo quello che facciamo sempre in questo corso, nelle precedenti edizioni, è utilizzare questa ultima fase del corso, cioè quella in cui voi iniziate a realizzare un oggetto vostro in un vostro spazio, di usare quest'ultima fase del corso per darvi modo anche di provare a fare delle cose. Di questo però ne parleremo bene la settimana prossima. Mi raccomando di esserci in una delle quattro lezioni che ci saranno la settimana prossima, perché sarà importante
Perché da lì poi voi entrerete nella possibilità di poter cominciare a progettare, prima ancora di costruire, il vostro elaborato finale, che consiste, ve lo anticipo, in una esposizione virtuale interattiva. La settimana prossima cercheremo di capire un po' meglio cosa si intende per esposizione virtuale interattiva. Saluto a tutti. Ciao ciao.